Se raggiungiamo 25.000 like, ti regalo il MacBook dell'Apple. Quello vero. Però tutto dipende se raggiungiamo 25.000 like, se no niente 25.000 like, niente se no. Are you listening? Damn. E ragazzi, sono... Sivi, sì, noi ci siamo in un nuovissimo video. Oggi ragazzi sono qui perché vuoi fare uno scherzetto a mia mamma che è di là in cucina. Anche se parlo così non mi sente perché sta lavando i piattini e non so perché la telecamera lo mette a fuoco. Oggi ragazzi sono qui per fare uno scherzo. Se vi ricordate bene, all'incirca 2 settimane, un mesetto fa, lei mi fece uno scherzo così brutto. Che schifo, è più brutta la bolla, vero? Mi svegliò e mi disse che gli avevano rubato la macchinetta. Allora lì andai in panico, vabbè. Tutte quante le info, ragazzi, per tutte le info. Cliccate. Vabbè, o qui c'è una i che spunta, cliccate, andate a vedere il video. Oggi ragazzi sono qui per trollarla e fargli un bello scherzetto. In che cosa consiste? Prende la scatola del mio iPhone X e metterci all'interno questo, che sarebbe un iPhone ponese, ragazzi, che ho comprato tipo 3 anni fa. Uno degli iPhone più piccoli mai creati al mondo. E il tutto è spettacolare perché di questo modello ce l'hanno veramente in pochi. Poi quando aprirà io le urlo in faccia che finalmente ho avuto la mia vendetta. Fatemi sapere rispondendo al primo commento che sta qui sotto quale altro prank vorrete che io faccia a mia mamma. Ragazzi, la vendetta deve essere proprio cattiva, quindi andateci sotto pesanti. L'unica cosa da fare è prendere la nostra scatola, togliere tutte le plastichine, queste cose qua che effettivamente non ci servono, mettere qui dentro il nostro piccolo iPhone, qui, poi mettere questo qua sopra. Dentro ci metto anche questo, vediamo se... Ok, forse riesco a farci entrare... Ok, guardate, adesso più o meno il peso è quello. Vediamo. Un pochino non si vede. Chiude. Ok, va bene così, ragazzi, va. Tieni, mamma, beccati questo. Questo è perché hai trovato a Stevie Show e Stevie Show non perdona. Adesso andiamo di là, questa la nascondo qui dietro. E andiamo a prendere. Per mia mamma è abbastanza normale vedermi in mano con una telecamera, quindi non si dovrebbe stupire se adesso vado di là e semplicemente mi presento con la telecamera. Ma? Che sta a fa? Sto finendo di pulire la cucina. Ascolta, te devo dire 2 cosette. No, a quest'ora no. Sì, dai, dai, devo dire 2 cose. No, sono stanca. Dai, ma... Non mi dire che c'hai fame perché... No, non c'ho fame. Vieni, mettiti seduta, devo parlare. Ecco. La situazione è gravissima. A scuola. Ma che scuola? Che c'entra? Te l'ho già detto che l'altra la promossa. Veramente sei stata promossa. Non cominciare a fare. Perché c'è qua la faccia? Sara, puoi evitare di fare rumore? Stiamo per la scuola. Ma io sono studente modello, ma qua è scuola. Vabbè. Sei l'unico. Tu, da tanto tempo, che cos'è che mi chiedi? Ti fa brava? Non è possibile. Qualcos'altro? Di taggarmi nei tuoi video. No, qualcosa di materiale. Ah, di comprarmi la... Impastatrice? No, ma che impastatrice, che c'entra? Dai, qualcosa che si usa tutti i giorni, lo uso pure io, tutti lo usano. Pazione da lenti. Ma che c'è qua testa? Inizia per T. Ah, Tivoli, andiamo a fare i fanghi. Ma è così semplice. Sì. Tele. Il trasporto. Mamma, da me sta per giro. Ma il telefono. Telefono di chi? Mamma, ma tu seriamente? Allora, diciamo che ti ho fatto un regalo. No. Comprato un telefono. A me? Sì. No, quello dietro. Davvero? No. Sì, davvero. Quello che mi avevi promesso? Sì, diciamo. Allora, ferma, non ti muove. Non ti muove da là. Allora, chiudi gli occhi. Oddio. Non barà. Non barà, chiudi. No. Mi tira niente di brutto in testa. Non mi fido di te. Fai. No. iPhone 8. iPhone X. iPhone che? X. No, non è possibile. iPhone 8. Vabbè, ma perché hai aperto la scatola? No, l'ho aperto io. Per motivo? Vedi, scoppia qualcosa, Sì, mi sa. Sei capace, Lo so, vedi, no, se era rotto. Io non mi fido di te tanto.
stai facendo? Perché tu vai. Sei capace? Ah no, anche questo devi aprire. Aprilo? No, no. Dai, no, vabbè, io rimango così. Sì, sì. E che cos'è? Oddio! Ma che è? No! Ma che è un iPhone! Questo è l'iPhone 8, anzi l'iPhone X, per quelli che mi prendono in giro. XXS! Questo è l'iPhone X. E questo? Questo niente, era per far peso, lascia, non è un tuo. Ah, ma questo me l'hai regalato? No, questo è mio. Come? In realtà era uno scherzo. Ma che è una radiolina? Che è un MP3? Non è una radio, mo lo butto, lo lancio. Ma che è un MP3? Lanciato, non c'è più. Non c'è più. Dai, vabbè, su serma, il telefono vero? E non c'è il telefono vero. Era uno scherzo. Perché tu mi hai detto della macchinetta, io ti ho detto ok, adesso gli faccio sta. No, vabbè, ma sei cattiva, però... Io un po' ci ho sperato. Ma che ci speri? Cioè, dopo tutto quello che mi fai, vuoi pure il regalo. Tu sei capace, ma così? Guarda. Ma che stai a fare? Ma lascia sto coso, dai che me lo rovini, che questa è la scatola mia. È la mia scatola, non mi guardavo qua la faccia. Vabbè, tu... Però ti hai mai preso in giro? Sì. È stato tutto solo per il premio. Ciao. Mi sono rimasta male. Questo è da mangiare? Ma che da mangiare? Lascia, non toccare. No, perché? Non toccare, lascia. Ma che roba? Mamma mia, mamma mia. Invece guarda io che ho preso, guarda, c'ho una sorpresa. Chiudi gli occhi. Poi ho chiuso. Guarda. Apri gli occhi, guarda. Ho visto. Sai per chi è? Questa? È per me. No. Monta d'occhio. Tu ti mangi questa qua, guarda. Gli occhi. Guarda. Lascia. Chiudi gli occhietti, dai la manina. Guarda, tu ci mangi questa, guarda, questa ti mangi. Ecco, siamo a posto da me. Ti sta benissimo. No, non ti voglio bene, perché ti sta bene, perché tu l'altra volta quando mi hai preso la macchinetta e mi hai sfondato lo specchietto, l'ho pure dovuto riparare. Che dici questo scherzo? Ti sei rimasta male, vero? Sì. È vero, ti sei rimasta malissimo. No, io ci ho creduto perché mi avevi detto che non lo avevi regalato. Che ne sai se un domani te lo regalo davvero? Ma lo sai i regali più belli quali sono? Quelli che non ti aspetti, nel senso non è che aspetti compleanno o qualcosa. Ragazzi, io spero che questo video, piccolino, vi sia piaciuto, perché effettivamente, ragazzi, avevo questa scatola. Mamma voleva l'iPhone, ho detto dai, vedi come a bocca subito, infatti, ti credo, super freccata. Questa scatola si può la puoi anche tenere, tanto è vuota. Oh, lasciala, perché devi prendere tutto? Se raggiungiamo 25.000 like, ti regalo il MacBook dell'Apple. Quello vero. Però tutto dipende se raggiungiamo 25.000 like, se no niente 25.000 like, niente se no. Mamma la macio. Detto questo, vi mando un grande bacio, noi mandiamo un bacione enorme, anche la mia scatola. A me la scatola, dammela. No. Mandiamo un bacio e ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo che ogni video esce ogni lunedì e ogni venerdì alle 15.30 sul canale. Sono le 4:56 del mattino e stavo finendo in questo momento di editare il video quando mi è venuta in mente una cosa che volevo dirvi, che mi ha lasciato un pochino di stucco e sinceramente non mi andava di dedicarci un video intero, quindi ho deciso di inserirla in questo video in modo che comunque capiate questa cosa. Ho letto molti commenti sotto al video del prank che mi ha fatto mia mamma della macchinetta, dicendomi: ma come fai a rispondere così a tua mamma? Oppure: sei solo una viziata, cioè, ma guarda come aggredisci quella povera madre. Guarda come risponde a tua madre. L'avessi fatto io in questo momento sarei chissà quale parte del mondo per le pizze che mi avrebbe tirato. Io ci direi a specificare una cosa. Innanzitutto, io e mia mamma abbiamo un rapporto molto particolare, perché è un rapporto veramente di amicizia, quasi sorelle. Si può definire quasi che siamo sorelle, non madre e figlia. Quindi, tralasciando questo, ovviamente, ragazzi, nel momento in cui mi sono svegliata e mi sono accorta che la mia macchina non c'era più sotto casa, è ovvio che me la sono andata a prendere con il primo che capita, cioè mia mamma in questo caso. Sono una persona che nelle situazioni di panico tende ad aggredire una persona che sta cercando anche di aiutarla, per il semplice fatto che, cioè,
è una situazione di stress. Come avete visto, cioè in quel momento io mi sono svegliata, mi ha svegliato mia mamma, sono affacciata, hanno visto la macchina, capite l'ansia che mi era venuta. Come se adesso, facciamo un esempio, vostra madre o chiunque vi sveglia e vi dice ad esempio che o vi hanno rubato una qualsiasi cosa a cui tenete, anche un animale, anche un cane. In quel momento non potete dire: ma perché te la sei andata a prendere con tua mamma, ma poverina, come fa a sopportarti, l'avessi fatto io mi avrebbe picchiato. Cioè non mi pare di averla insultata a parole, pure di averla picchiata. Semplicemente, ragazzi, ero in un momento di stress, ero nervosa e di conseguenza, avendo un carattere abbastanza particolare, ho reagito in modo molto impulsivo attaccandola, anche se effettivamente lei non c'entrava niente. Poi alla fine si è rivelato che era soltanto uno scherzo. Anche il fatto che mi abbia spaccato lo specchietto, capite che tutto questo mi ha portato ad attaccarla. Io ovviamente non vengo da voi a dirvi: ma come ti permetti a parlare così a tua mamma, oppure come ti permetti a fare questo e questo e questo con tua mamma, essendo che punto uno non è nei miei interessi. Poi se questo è nei vostri interessi, auguri, cioè mi fa piacere che spendiate tempo così. E seconda cosa, non capisco seriamente dove sia la parte che a voi interessa, nel senso, non dico che rimproverarmi per aver parlato in un modo a mia mamma sia scorretto, cioè, più che altro non ha molto senso, però proprio il fatto di dire: ma non ti vergogni a parlarle così? Cioè sono rimasta un attimo allibita, perché ho detto: cioè what the fuck, cioè se tu ti svegli da nulla e vedi che ti hanno rubato la macchina, non ti innervosisci, non ti metti a piangere, non ti metti a urlare? Detto questo, vi mando un grande bacio, baci a tutti, a tutti quanti, tanto amore, vi auguro buona giornata e niente, enjoy.